Non ho più sonno. Dicevo, vado a casa, dormo un po', mi sveglio alle 8:15. Adesso buonanotte il sonno, ho perso il sonno. Dove è andato quello? No? Chissà dove è andato. Se chiedo questa gente qua, hanno visto? Provo a chiedere. Boh. Lascia perdere. Chiedere alle persone, meglio lascia perdere. Meglio lascia perdere. Comunque tra me e lepre solo, lui mi ha fatto vedere che esisteva. Correva forte. Speriamo che non è successo niente. Boh, dove è andato? Speriamo che sia nascosto lì da qualche parte, senza attraversare la strada, o continuo a correre intorno al parco, senza uscire dal parco. Non credo che abitava qua. Chissà da dove veniva quello. E correva forte, perché correva? Non so se hanno visto quel signore lì. Forse solo a me mi ha fatto vedere le lepre. Quando ho cominciato a fare il discorso agli animali, anche quegli animali di là, sul lago. Quando mi sono appena arrivata, sono venuto intorno, che è uno strano, non mi facevano mai così. Oggi ho visto anche uno che correva, una lepra. Oddio, che cos'era quello? Però mi dispiace, se è rimasta dentro qui, va bene. Non succede niente, anche se continuo a correre intorno al parco, però se quello è uscito, sai, ci sono tante, e il parco non è recintato, vedi? Ah no, è recintato, c'è, come si chiama, l'ingresso aperto. Boh. Vado a casa perché è freddo. Ore e 21 minuti. Faccio arrivare 6 ore questa va. Non ho più sonno. A vedere correre quella lepra. Quei gruppi lì. 2, 4, 6, 7, 7 persone hanno visto la lepra correre. Boh.